Ciao a tutti, io sono Jolie ed oggi vorrei parlarvi di un argomento che ultimamente mi sta dando molto da pensare. Credo di essere arrivata ad un punto al quale non ero mai arrivata e mi piacerebbe molto poter avere un confronto anche qua su YouTube con persone al quale magari può interessare questo argomento. Se avete cliccato, probabilmente è perché vi interessa cercare di capire un altro punto di vista e quindi sono qua per spiegarvelo. Allora, quando ero piccola ho eliminato semplicemente la religione in quanto ho iniziato a pensare che semplicemente non avessi fede, non sentissi quella fede che i cristiani, ad esempio anche mia madre, mio padre, la sua compagna, eccetera, eccetera, parlavano. Ecco, io non sentivo quella fede, quindi semplicemente ho accantonato la religione cattolica, mi sono un po' avvicinata ad altri tipi di religione, ho iniziato ad affascinarmi un po' alla religione buddista, seppur in realtà loro amano definirla come filosofia di vita. Quindi ho cercato anche altre vie di fede, ma non mi sono mai affascinata, quindi poi sono diventata, o meglio, mi sono riconosciuta nel termine agnostico. Quindi non mi ritengo atea, ma mi ritengo agnostica. Quindi se non sapete che cosa voglia dire, semplicemente significa che siccome non posso sapere né se esista e non ho prove del fatto che possa esistere un Dio, né ho prove del fatto che non possa esistere, allora semplicemente elimino questa domanda, dalla mia vita e faccio sì che il mio senso della vita possa essere quello che ho dentro e quello che posso basare sui miei valori. Perché parlo di senso della vita? Perché credo che la religione sia collegata proprio con questo, ovvero la religione cattolica o di qualsiasi altra fede è basata su dei dogmi che ti dicono cosa fare nella vita e perché tu sia qui, quindi ti spiegano e ti danno risposta a tutte le domande esistenziali, quindi perché siamo qua, perché esistiamo, qual è il senso e lo scopo della nostra vita, dove andremo dopo la morte, ok? Tutto questo ci porta a dare una direzione ben precisa riguardo come dobbiamo vivere la nostra vita e riguardo alla sicurezza che ci dà questa religione se seguiamo questi dogmi alla fine che faremo dopo la vita, ok? Quindi, ad esempio, nella religione cattolica esiste il paradiso per chi segue i dogmi della Chiesa, mentre chi non segue i dogmi della Chiesa andrà all'inferno, ok? Io devo dire che già solo parlandole adesso, con questo mio punto di vista, mi sembra di raccontare una favola, premetto che sia così, anche se ovviamente non sono nessuno per dire che qualcuno non debba credere, sto semplicemente esponendo il mio punto di vista personalissimo per avere un confronto con chi decide di farmi questo dono, perché sto facendo questo video proprio per avere risposte. In realtà ne cerco proprio di contrastanti con la mia, proprio per avere un punto di riflessione. Chiaramente, se siete d'accordo, scrivetemelo lo stesso e mi fa piacere lo stesso, però in realtà cerco punti di riflessione per ampliare la mia visione, perché io credo che non esista niente di giusto o sbagliato, semplicemente credo che non esista una realtà universale, ma solo quella individuale. Parlo semplicemente della mia esperienza e questo ci tengo a chiarirlo perché non voglio assolutamente far perdere la fede a chi ce l'ha. Però, come stavo dicendo, per me è veramente una favola il fatto di pensare che seguendo determinate azioni durante la vita poi si vada in paradiso piuttosto che all'inferno. Lo posso vedere semplicemente in modo metaforico, ma comunque non lo condivido in quanto è una massificazione di un senso della vita, giusto? Che cosa c'entra l'ansia in questa premessa che ho fatto riguardo a ciò che è la religione? Io credo che tante delle ansie sociali che esistono oggi, soprattutto ai ragazzi più giovani, quindi la generazione dal 90 in poi, io sono del 94 ad esempio, ed ho la maggior parte dei conoscenti atei o agnostici, quindi ho fatto un'associazione tra il fatto che stiamo diventando sempre più agnostici e atei e il fatto
che stiano aumentando i casi di attacchi di panico e di ansia, ansia non intesa come moda di quella categoria di persone che dice oh mio Dio l'ansia, così come se fosse dire che si va a prendere un caffè, ma intendo ansia vera e propria, quindi ansia da prestazione per la vita, quindi anche semplicemente di stare nella stessa stanza con altre persone, piuttosto che semplicemente dal doversi confrontare con il giudizio degli altri. Questo è un tipo di ansia. E poi c'è anche l'ansia da attacco di panico, no? Stanno aumentando sempre di più i soggetti che soffrono di attacchi di panico. Ho fatto questa associazione e mi sono risposta così. Secondo me, il fatto che stiamo andando sempre di più verso una cultura agnostica o atea e quindi non abbiamo più dei dogmi che ci dicano cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, quindi come condurre la nostra vita. Se noi non crediamo in una religione, chi è che ci sta dicendo qual è il senso della vita? Il mercato, il sistema massimo. Da questa visione potremmo anche dire che la religione in un certo senso può anche essere effettivamente una soluzione, perché diciamo mette a bada quella confusione primordiale che sentiamo quando non diamo risposte alle domande esistenziali. Ed in un certo senso questo è una cosa che ci fa sentire più tranquilli. Proprio per questo, quindi, secondo me stiamo diventando sempre più ansiosi e sempre più affetti da disturbi ansiogeni. Se io non so cosa è giusto e sbagliato e vado a ricercare questo senso della vita e mi faccio dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, ad esempio dai social, ad esempio da Instagram, da quello che vedo là, o semplicemente mi faccio condizionare da questi media per creare il senso della vita per me, probabilmente avrò una grande ansia da prestazione e soprattutto rimarrò con una grande confusione, perché spesso i messaggi che vengono dati sui media sono anche contraddittori, ci viene detto che una cosa è giusta e subito dopo che quell'altra è sbagliata, e quindi a chi dovremmo credere? Questo penso che ci porti a una continua sensazione di vuoto. Un vuoto che poi ci porta a voler scappare da noi stessi, perché non siamo in grado di far chiarezza dentro di noi riguardo il senso della vita. Quindi ciò che poi ci porta d'istinto ad agire in un modo piuttosto che l'altro. Partendo dal presupposto che l'umano è fatto principalmente da istinti che neanche riesce e riuscirà mai a conoscere, quindi dall'inconscio, perché i nostri istinti nascono dall'inconscio. Partendo da questo presupposto sarà molto difficile crearsi uno stile di vita che non ti porti ad essere costantemente confuso e preoccupato riguardo quello che farai, che cosa penseranno gli altri, se sia giusto o se sia sbagliato. Ditemi prima di tutto qua sotto se effettivamente ritrovate che nelle mie parole ci possa essere un punto di vista che trovate possa confare con il vostro oppure no, e se non è così, per favore vi chiedo di dirmi quale sia il vostro punto di vista in modo che io possa avere appunto un altro punto di riflessione per poter ampliare la mia visione. Io ho dato però una risposta a questo problema dell'ansia da prestazione, dell'ansia sociale soprattutto che stiamo vivendo in questo periodo storico. Quale può essere una soluzione? Quindi tornare a credere? Appigliarsi alla religione? Anche se non si prova una fede? No. Io nella mia personale esperienza ho iniziato a chiedermi quale fosse il mio senso della vita. Come ho fatto? Perché parlandone così potrebbe essere impossibile. Uno dice come devo trovare io il senso della vita? Prima di tutto dobbiamo trovare il nostro senso della vita, non quello universale per tutti. Perché, come dicevo prima, non esiste un giusto o uno sbagliato, una ragione o un torto. Quindi, dato che l'unica realtà che esiste veramente è quella del nostro mondo interno, l'unica cosa che possiamo fare è creare il nostro personalissimo senso della vita, che poi non avrà ragione su quello degli altri, ma semplicemente ci potrà rispondere alle domande esistenziali in modo personale. Come ho fatto io a costruire il mio senso della vita? Parto dal presupposto che
cambia ed è in continua evoluzione e spero che sarà così per sempre, perché vuol dire che sto avendo un cambiamento e anche il cambiamento e la crescita personale per me è un valore, e ho costruito il mio senso della vita e continuo a cambiarlo durante il corso dei giorni, non soltanto delle settimane, ma può darsi che adesso pensi ad un senso della vita e domani ad un altro, ma lo baso sui miei valori. Mi sono chiesta quali fossero i miei valori, cosa valesse davvero per me nella vita, cercando di avere un distacco completo riguardo ciò che l'esterno mi avesse insegnato, cercando di eliminare il più possibile i condizionamenti che ho avuto nella mia vita finora, partendo da quelli familiari, partendo dal punto di vista sul senso della vita dei miei genitori. L'ho guardato con distacco, senza giudicarlo, ma pensando se effettivamente ciò che mi hanno comunicato essere il senso della vita dei miei genitori, effettivamente io oggi ritenessi che fosse di valore. Esempio banale: la bellezza per me è un valore, come potrebbe avermi insegnato mia madre? L'estetica, il farsi vedere ordinati, eccetera, eccetera, può essere un valore? Io posso decidere che sia sì o posso decidere che sia no, ma dal momento in cui io guarderò quel punto di vista con distacco e lo giudicherò attraverso la mia ragione, sarà molto più chiaro inserire quel valore all'interno della mia vita ed eliminerò un pochino di confusione che percepisco guardando nel mio mondo interno. Quindi la televisione mi dice che è importante essere ricchi, è importante avere una buona posizione sociale nella società, è importante vestirsi in un certo modo e essere alla moda. Io non lo prendo per vero, me lo chiedo: è vero? Ha valore per me davvero nella mia vita? Se io mi vesto bene, effettivamente mi sento meglio? Perché poi quello che è valore è quello che ci porta gioia. Mi sento meglio ad impressionare gli altri? Devo farlo davvero? Con una macchina sportiva che costa molto e che quindi mi fa mettere all'interno di una certa posizione sociale? È importante per te o no? Non ti sto cercando di convincere del fatto che non sia di valore, ti sto chiedendo di guardarti dentro e di chiedere che cosa pensi tu, cercando di sospendere il giudizio verso gli altri, quindi non assumendo una posizione di dominio quando troverai il tuo valore e il tuo senso della vita, cercando di non imporlo a nessuno, ma semplicemente utilizzando questo metodo per avere un po' meno confusione all'interno di te e trovare il tuo senso della vita. E quindi percepire meno confusione ti porterà a sentire meno ansia, meno pressione, meno ansia da prestazione, meno ansia sociale. Perché l'ansia da prestazione dovrebbe essere limitata e confinata soltanto nella prestazione, non nella vita di tutti i giorni. Certamente se devo fare, sono una cantautrice, se oggi devo registrare un brano, è anche positivo che io abbia un'ansia da prestazione, perché mi porterà ad arrivare preparata in studio e a cantare in un certo modo più attivo, più energico. In quel caso può essere anche positiva l'ansia da prestazione, ma se io inizio ad avere ansia anche semplicemente perché devo stare nella stessa stanza con altre persone e inizio a domandarmi se andrò bene, se sarò abbastanza per gli altri, se riuscirò a piacere agli altri, mi sto creando delle ansie infondate che sono basate su dei dogmi che non ho neanche deciso di avere. E quindi vivrò male, in una confusione. Quando si ha qualcosa di chiaro nella nostra mente, diventa tutto immediatamente più bello e viviamo molto meglio. Preferireste vivere in una casa disordinata o in una casa ordinata? Allo stesso modo, penso che sia molto importante fare ordine nella propria mente e guardare tutto con chiarezza, senza giudizio, ma con chiarezza. Questa è la soluzione che ho trovato io per cercare di eliminare un po' di ansia, nonostante si possa decidere di essere atei, agnostici o meno. Quindi la mia soluzione non è riportarvi a una fede, ai dei layout preconfezionati, ma di creare i vostri layout di giorno in giorno, cercando di guardarvi dentro e di aprire la vostra mente a nuove conoscenze senza precludervi niente, senza giudizio, né verso voi stessi e di conseguenza neanche verso il mondo. Spero che la condivisione di questo punto al quale io sono arrivata finora riguardo la riflessione rispetto al senso della vita, alla religione, ai valori, riguardo all'ansia che stiamo vivendo sempre di più in questo momento storico, possa essere utile a qualcuno,
possa essere almeno uno spunto di riflessione. Vi ripeto e vi rinvito a scrivermi qua sotto quale sia il vostro personale punto di vista per potermi arricchire. Vi auguro una buona riflessione e ci vediamo nel prossimo video.